adesso abbiamo avuto l'anno scorso un incontro con le ragazze che sono alzate e abbiamo detto dopo c'è sorteggio per la Cina. Siamo tutte in Cina. Tutte stanno in Cina adesso. E tutti contentissimi. Si era mandato una figlia da Delphi, architetto, si è alzata. E si è in Cina. Ma non deve essere sposata. Ecco, sono felice. Una ragazza architetto, bellissima, sta in Cina, sta contenta. Ecco, sempre, perché se vai con il Signore dove stai, anche se ti tocca la Russia, l'Ucraina, eccetera, anche per entrare in monastero di clausura, siamo stati l'altro giorno in monastero di San José, perché abitate scalze, c'erano due ragazze croate, del cammino neocatecumenario e tutti e adesso entrano altre una gioia che avevano tutte quelle scuole, c'è più gioia in un monastero di clausura perché sono sposa di Cristo e si offrono, si muovono con Cristo per la chiesa intera, per il mondo intero, è qualcosa di bello, di magnifico, di entusiasta, di impressionante, fa presente il cielo, bene fratelli, allora coraggio, però il Signore saprà maturare la vostra chiamata, si chiama a sé. È una grande gioia, una grande cosa. Allora, silenzio un momento, se c'è qualche ragazza che sente che Dio sta chiamando a offrire la sua vita a Gesù Cristo, può mettersi in piedi. Qualche ragazza. Coraggio, siete qua e con l'applesso anche a volte la verità è che Cristo continua a innamorare di giovani. C'è stata la nieta. Anche un altro di San Napoli. Adesso la vedi quando passa qua sotto, quella grossa. Ecco la Greta. Oh,